Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno, siamo tornati, Marco Calzolari, il buon Leo. Ho detto così, sembra un po' un personaggio dei cartoni animati, però siamo tornati qui a Due Chiacchiere in Cucina, pronti per cucinare con voi, pronti per fare due chiacchiere, insomma, per raccontarvi tante cose, ma anche per magari spiegarvi certi passaggi, certe cose che non vi riescono, sai quella cosa, adesso ogni volta voglio vedere quello fanno, perché altrimenti non ce la faccio, magari c'è solo un piccolo passaggio che viene fatto in maniera errata. Ma oggi c'è una parola d'ordine, possiamo usarla? Assolutamente, anche sì. Se le ricette non sono proprio orientate effettivamente nel sulla classico pagnotta, no? Però parliamo di pane. Esatto. In che modo però? Allora, nella prima ricetta andremo a realizzare un pane sfogliato, quindi un qualcosa che si avvicina al cracker, alle schiacciatine, sì, da servire poi per un aperitivo molto molto carino. Mentre nella seconda ricetta in realtà utilizzeremo il pane anche come idea di recupero eventualmente, quindi okay, se abbiamo un po' di pane raffermo, per creare una crema. Perfetto, allora mi piace perché non ti sbottoni mai, nel senso, una crema con cosa la faremo? In realtà andremo ad utilizzare degli ingredienti molto semplici, utilizzeremo dei piselli e dei calamaretti, dei totani, anche quello che troviamo semplicemente al mercato se andiamo in pescheria, e quindi diamo un'idea per fare una zuppa un po' diversa dal solito, quindi una crema proprio al cucchiaio molto particolare. Siete con i crecherini, con i crecherini facciamo una sorta di hummus di fave e poi l'accompagniamo con salame e caciotta. Perfetto, stavo per dire una ricetta vegetariana, invece no. Un hummus di fave potrebbe essere l'idea per qualcuno. Certo, che lo completiamo con quello che vogliamo. Una scelta alimentare vegana. Assolutamente. O vegetariana. Allora, brindiamo con un po' d'acqua. Siamo pronti per cominciare. Vi lasciamo a pochissima pubblicità, come sempre. Non vi preoccupate, promettiamo. Cominciamo a chiacchiere in cucina. Si parla di pane oggi a Due Chiacchiere in Cucina, si preparerà una specie di pane, sì, ecco, adesso esatto, perché sennò poi mi bacchetta Marco Calzolari, che ringraziamo e salutiamo, buongiorno Marco. Ma buongiornissimo caro Leo Feltrin. Buongiornissimo, no, ti prego. So che ti piace tanto, te lo dico apposta. Tantissimo, come i meme di prima mattina. Allora, parliamo di pane oggi, insomma la storia dell'uomo è legata alla storia del pane intimamente e dal punto di vista, a parte culinario, insomma, per sfamarsi, ma anche dal punto di vista politico, insomma, poi magari andremo a vedere tante belle citazioni date non solo dalla storia ma anche dalla letteratura, però andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci occorrono per preparare questo pane sfogliato che poi accompagneremo a una purea di fave e al salame. Quindi per preparare il tutto ci serviranno 250 g di farina di ceci, 250 g di farina 00, 110 g di olio di oliva, 10 g di lievito di birra, 180 g di acqua, useremo anche 8 g di sale, 300 g di fave sgusciate, 150 g di salame, 150 g di pecorino, formaggio pecorino morbido, poi sale, olio extravergine di oliva e pepe nero. Gli ingredienti sono stati detti, insomma, poi non vi preoccupate, ve lo diciamo sempre, poi passano anche nel sottopancio, sovrimpressione, chiamatelo come volete, c'è modo di poterli segnare anche sulle nostre pagine social. Tra poco troverete tutti gli ingredienti, il procedimento per fare questa ricetta. Ma partiamo. Farina di ceci? Sì, esatto, mi piaceva mescolare un pochino le farine, i sapori, e secondo me i ceci su questa sorta di cracker, diciamo, di schiacciatina viene valorizzata molto molto bene.
È un impasto lievitato, Leo, quindi anche se andiamo a realizzare un qualcosa che si avvicina molto a quello che può essere un cracker, appunto, in realtà partiamo da una lievitazione. Quando abbiamo lievitato, soprattutto se utilizziamo un lievito di birra, lo possiamo sbriciolare direttamente nella nostra terrina e sciogliere con dell'acqua che deve essere a temperatura ambiente massimo tiepida, non deve mai essere calda perché non dobbiamo attivare eccessivamente il nostro lievito. Stessa cosa se impastiamo con la planetaria, quindi noi mettiamo gli ingredienti direttamente così, facciamo un paio di giri magari con il nostro gancio che va semplicemente a stemperare il lievito di birra all'interno della, dell'acqua. Dopodiché possiamo partire con la farina, utilizzo intanto quella di ceci. Per quanto riguarda la bianca, magari teniamoci sempre un pochino di farina quando ci prepariamo gli ingredienti per andare poi a lavorare, quindi visto che noi la dobbiamo sfogliare, la dobbiamo stendere, abbiamo naturalmente la necessità di un pochino di farina per il nostro piano d'appoggio, esattamente come facciamo per la pasta fresca. Quindi quel po' di acqua col lievito, le farine e l'olio e basta, un po' di sale forse. Andiamo ad utilizzare l'olio, ce n'è in buona quantità, quindi è un impasto che, dovendo tra l'altro cuocere poco, diventa anche bello croccante proprio grazie alla presenza dell'olio. Quindi andiamo ad utilizzare un buon olio d'oliva, lo mescoliamo assieme agli altri ingredienti e solo quando iniziamo a vedere una sorta di impasto un attimino più concreto rispetto alle briciole iniziali, possiamo aggiungere il sale. Il sale di solito è sempre l'ultimo elemento che viene aggiunto sia sulle grandi lievitazioni, sul pane, sulla pizza, idem. Non viene mai messo fra i primi ingredienti, soprattutto se è a contatto con il lievito. Per quello, non per il discorso dell'acqua. No, perché il sale e il lievito devono essere comunque distanti nella catena di lavorazione. Quindi quando abbiamo in realtà già l'impasto quasi pronto, cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere la nostra quantità di sale necessaria. Allora, l'impasto è un impasto in realtà che si realizza in modo abbastanza rapido, vedi che non c'è bisogno di grossissime lavorazioni. Quello che è il consiglio è comunque di lavorarlo anche un pochino a mano sulla spianatoia magari. Lo rimettiamo nella nostra ciotola una volta che l'abbiamo lavorato per 4-5 minuti se lo stiamo lavorando a mano, 2-3 minuti è sufficiente invece nel gancio con la planetaria. Anche perché si sa che i panificati più si lavorano meglio è, no? Esatto. A differenza magari dei pasta o altre andiamo cose. A creare delle strutture che sono particolarmente valide, soprattutto se si va poi a fare un grande lievitato. In questo caso la lievitazione è presente, ma dovendolo noi però cuocere in un formato un po' particolare, perché lo dobbiamo sfogliare, non ci sarà naturalmente un rigonfiamento eccessivo. Dopo un paio d'ore la pagnotta naturalmente avrà una consistenza completamente diversa. La andiamo a recuperare e andiamo a dargli magari un paio di movimenti con un po' di farina sulla spianatoia, quindi andiamo a fare naturalmente questo lavoro. Sarà un impasto comunque morbido, un pochino unto, perché come dicevo abbiamo utilizzato una buona percentuale di olio in questo caso. Andiamo a prelevarne delle piccole porzioni. Quindi mi verrebbe prepariamo. Da pensare che la quantità di olio o comunque questo, diciamo così, questa untuosità buona che c'è mi richiama molto la focaccia ligure, per esempio. E il procedimento è simile? Non è simile, nel senso che la focaccia ligure ha comunque una buona quantità di acqua e olio che viene messo come ultimo passaggio, una sorta di talamoia che viene versata sull'impasto morbido quando è già nella teglia. Noi faremo una cosa simile con l'olio e la e un pochino di acqua, anche andando a stendere comunque i nostri cracker, il nostro pane sfogliato. Sempre per l'effetto croccantezza che dicevi. Sempre prima. Per il discorso di croccantezza che andiamo poi a ottenere in forno. Ovviamente la possiamo lavorare sia con la macchina che a mano. È ovvio che nel momento in cui andiamo a lavorarla con la macchina otteniamo un risultato un attimino più preciso. Sai che dovendo partire comunque da un impasto molto oleoso, il primo passaggio sarà essenzialmente andare un po' a rompere, diciamo, questa maglia. Quindi non verrà una sfoglia esattamente come quella
che prepariamo con la pasta fresca, ma dobbiamo naturalmente assottigliarlo un pochino. Il procedimento però è poi lo stesso, anche se abbiamo qualche buchino, appiattirlo sempre sulla farina e fare 2-3 passaggi in questo modo. Ecco, questo grazie, perché sennò effettivamente molto spesso non, queste indicazioni non vengono date. Noi qui a Due Chiacchiere lo facciamo perché certo. Magari una persona si demoralizza, no? Dice ma perché non viene al primo colpo? Macchina? No, è invece normalissimo. Sappiate che è naturale. È normalissimo. Così. Quando andiamo invece a ripassarla, vediamo sempre di richiuderla nello stesso modo, anche perché il gioco di sfogliatura viene dato proprio da quello, quindi noi, vedi che io l'ho ripiegata praticamente a metà e la vado a passare un'altra volta. Non dobbiamo assottigliarla eccessivamente, quindi è un po' il principio, passami il paragone, dei crostoli quando andiamo a fare naturalmente i dolci di carnevale. Galani, chiacchiere, insomma, come si chiamano nella vostra regione, ognuno ha il proprio nome. Infariniamo ancora un pochino. Io sono curioso, veramente. Ci fermiamo anche già sui primi passaggi, quindi ripeto, non dobbiamo assottigliarla eccessivamente, ok? Deve essere sì una sorta di cracker, ma è ovvio che ci dobbiamo un po' gustare il pane, quindi io ad esempio sulla macchina mi fermo al secondo passaggio, non lo vado ad assottigliare ulteriormente. Dopodiché, perché insomma l'hai già ripiegata 2-3 volte. Esatto, l'abbiamo ripiegata e anche già stesa un pochino. Dopodiché andiamo o con un coltello o con una rotella a ricavare praticamente, se vogliamo proprio un po' l'effetto cracker, io farei anche proprio delle formine di questo tipo, quindi lasciandole lunghe, una sorta di losanghina lunga con il nostro taglio zigrinato magari. In questo caso possiamo utilizzare una forchetta o comunque uno stuzzicadente per imprimere nella parte centrale un po' di forellini che aiutano sempre, anche perché se non si gonfia troppo nella parte centrale è meglio. Okay? È vero, assolutamente. Quando abbiamo le nostre sfoglie pronte, le andiamo a disporre su una teglia con la carta da forno, ok? Forno naturalmente ce lo prepariamo già preriscaldato, 180-190 va benissimo, lo utilizziamo statico, certo che sì. Quando abbiamo steso le nostre sfogliette in questo modo, ci recuperiamo un goccino d'olio e un pochino di acqua e andiamo a fare l'ultimo passaggio, ovvero quello di emulsionare un po' con il pennello e di andare a bagnare la superficie. Se lo vogliamo eventualmente aromatizzare con qualche semino o anche solo con del sale grosso, come certo. Si usa appunto sulle schiacciatine, sui cracker, sì. Questo è il momento giusto, perché la parte di acqua e di olio che abbiamo in questa preparazione fa sì che il tutto si appiccichi correttamente. Ah, ok, quindi fa sia da collante che da ovviamente. Esatto. Mettiamo anche i ritagli, così quelli li utilizzo io come assaggio. Cosa dici? No, li volevo già accaparare. Allora, il forno. Io vado in forno, cuoceranno. Siamo a 180, cuoceranno indicativamente 15 minuti. Perfetto. Okay? Allora, andiamo avanti, perché io insomma vedo che c'è purea di fave da fare, perché il salame purea già di è fave pronto. Prendiamo le nostre fave già sgusciate. Io preferisco dargli una botta di calore appena appena, in modo che non le andiamo a stracuocere, ma devono proprio prendere appena il bollore. Quindi ci prepariamo un pentolino d'acqua. Io l'ho già salata lievemente, anche se dopo andiamo a mettere un pochino di condimento nel tutto. Sì. E utilizziamo il nostro classico food processor. Io preferirei il frullatore grande in questo caso piuttosto che quello di immersione, perché sai che quello di immersione lavora molto bene su qualcosa di piuttosto liquido. Io in questo caso preferirei sì fare una crema, ma tenerla un pochino più vicino alla consistenza hummus. Ah, ok. Quindi non particolarmente vellutata e cremosa, ma quindi lo teniamo un pochino più grossolano. Perfetto, allora ti lascio andare avanti con le fave e tutto il lavoro. Perché effettivamente la storia del pane, come si diceva prima, no? Intimamente legata alla storia dell'uomo. È vero che il consumo del pane come lo conosciamo adesso, quindi con la lievitazione e tutto il procedimento che viene a seguire e a precedere la lievitazione, è abbastanza recente. Però pensate che comunque già 2000 anni fa si coltivavano i cereali, quindi orzo, grano, segale, farro. Si consumavano i semi dei cereali
interi o anche pestati. Poi ovviamente si è arrivati alla magari casuale, no, unione con l'acqua, e si era creata questa pappetta che a quanto pare era più gradevole rispetto al semplice seme, anche perché si incastrava tra i denti, era un attimo faticoso, e poi invece arrivò alla cottura. Anche lì si pensa casualmente, insomma, magari questa pappetta vicino al fuoco ha dato mi immagino una persona che cade con la che pappetta cade, in certo, mezzo al fuoco e magicamente salvano la persona, lasciano là i cereali, magicamente questo, nasce il pane, questo, no? Diventa il pane. Però pensa alla scoperta del lievito, no? Del far come si dice fermentare, no? Il procedimento poi della fermentazione e lievitazione lo si deve agli Egizi. Voglio dire, sono sempre stati un faro nel mondo. Addirittura questa fermentazione, non conoscendo il procedimento chimico o il perché, no, succedessero certe cose, era considerato magico, era considerato un dono degli dèi. Quindi l'importanza del pane, questo cibo che lievitava, che diventava il doppio, no, che prendeva un'altra forma, effettivamente era un dono divino. Immaginate in quante scritture del periodo, comunque immagini, pittogrammi, c'è proprio l'immagine del pane come elemento divino o associato a una divinità. Quindi è sempre probabilmente dovuto anche a questo. Cosa stai aggiungendo? Allora, io alle fave ho aggiunto abbondante olio, perché dobbiamo dargli naturalmente una buona parte di condimento. Mi fermerei al sale e pepe. Poi, come sempre, se abbiamo voglia di un'erbetta aromatica, un pochino di mentuccia, se ci piace, ben venga. Però, ripeto, la base indispensabile, sale, olio e pepe. Vado a frullare per ottenere il mio hummus. Vorrei frullare. Allora, noi, mentre Marco frulla, vi diamo i nostri consigli per la corretta alimentazione e poi ritorniamo e continueremo la ricetta. Rimanete con noi perché è bello vedere anche il finale, no? Cara Silvia Marconi, la nostra dottoressa, dietista, lo ricordiamo spesso, docente ricercatrice all'Università di Brescia, che ringraziamo perché ci ha prestato l'esperta. Parliamo di latte e formaggi di capra. Sì, oggi. Le capre fanno parte un po' della storia dell'uomo, entrano a far parte della storia dell'uomo presto, quando ancora era magari un po' raccoglitore, cacciatore. È stato forse uno dei primi animali che l'essere umano ha domesticato e che gli forniva, oltre al latte, anche le pelli, utensili, materia prima per fare gli utensili, che aveva il vantaggio di non aver bisogno di grandi distese di erba per potersi nutrire. Sono animali che hanno bisogno di poca acqua, si adattano anche ai terreni più impervi, quindi è un animale estremamente duttile che tuttora rappresenta una fonte economica e di sussistenza primaria in molti popoli mondiali, a livello soprattutto di popolazioni in difficoltà o nei paesi in via di sviluppo, perché comunque è un animale che può essere allevato con più semplicità e senza dover per forza coltivare vaste estese, vasti spazi verdi. Ma dal punto di vista del nutrizionale, perché è così interessante come prodotto sia il latte di capra che i latticini? Perché è più digeribile. Il latte di capra, sì, rispetto ad esempio al latte vaccino, con cui appunto si fanno tanti formaggi, presenta dei grassi che sono più corti, delle molecole di grasso disciolte nel latte, sì, sono più corte, quindi si organizzano in globuli che sono più piccoli rispetto ai globuli del latte vaccino, e che quindi il nostro apparato gastrointestinale riesce ad attaccare, gli enzimi riescono ad attaccare meglio, a disgregare e ad assorbire più rapidamente. Quindi fornisce un buon apporto calorico, anzi forse è un po' più alto rispetto al latte di mucca, al latte vaccino, circa sui 100 ml, sì, sono circa 10-12 kcal in più, ma sono kilocalorie che risultano essere più digeribili e sembra anche che danneggino meno l'apparato cardiovascolare, se si può parlare di danno. Certo.
Certo. Quindi è un alimento interessante. Va tenuto presente che il latte di capra è vero che è più digeribile, ma nei soggetti che risultano essere intolleranti al lattosio non è comunque indicato perché contiene lattosio. A differenza di latte di pecora, mi no, sembra, anche il, quello c'è lattosio. Esatto, devono essere tutti trattati per togliere certo. appunto questo zucchero, devono essere delattosati. E quindi è interessante introdurre, ed è utile introdurre nella nostra quotidianità, latte di capra o formaggi ottenuti dal latte di capra, perché comunque anche l'impatto sul pianeta può essere considerato utile, perché appunto richiedono molta meno acqua per essere allevati e molti meno spazi. Quindi alterniamo magari i latticini presenti sulle nostre tavole anche con prodotti ottenuti dal latte di capra. Anche perché è un sapore particolare. Che però nel momento in cui uno conosce o prende anche l'abitudine di consumarlo, diventa effettivamente piacevole. Piacevole, esatto. E quindi è bella cosa da fare. Tra l'altro il latte di capra lo chiamavano latte dei poveri, proprio per questo motivo. Sì, esattamente, perché proprio fa parte dell'economia più povera, rurale, dell'economia appunto di sussistenza. E invece è così più semplice. È un ritorno interessante. Ritorniamo a quei tempi. Grazie mille, grazie Silvia Marconi. A te, grazie. Noi a voi. Noi torniamo in cucina invece, altri tempi. Noi ci stiamo godendo il profumo di panificio. Adesso io ce l'ho perché ho dei cugini che faceva il pane. Ricordi, e da piccolino andavo nel laboratorio del panificio. Proprio questo profumo. Hai presente? Adesso sono cotti, però quando il pane ancora non è cotto. L'impasto non è ancora cotto, c'è questo profumo proprio di mamma mia, che meraviglia! No, sento mamma solo mia. Lì. Vabbè, bei ricordi. Allora, caldi bollenti, magari ecco, lasciamoli raffreddare anche un pochino prima di servirli, giusto per non offendere comunque i nostri ospiti. Ecco, quindi. Che belli che sono, effettivamente. Che carini. Poi io ho pensato, naturalmente, fave chiamano per me salame. E pecorino. Guarda, per me qualsiasi cosa chiama salame, devo dire la verità. Quindi ogni diciamo momento. Che questa può essere anche un'idea proprio per presentare un antipasto, un aperitivo, un tagliere appunto con del salame un po' diverso dal solito, perché almeno lo presentiamo con qualcosa di preparato da noi. Non è difficile, hai visto come realizzazione, certo, ci vuole vero. Solo un pochino di tempo naturalmente, e quindi puoi servirlo con una ciotolina, con il nostro hummus di fave, ci prepariamo naturalmente il nostro salame ottimo e lo accompagniamo magari con un bel formaggino. Io ho scelto un pecorino morbido in questo caso, però anche qui insomma spaziamo, possiamo scegliere chiaramente i prodotti che più ci piacciono per accompagnare il tutto. Assolutamente. Quindi sì, andiamo a creare. Io ne posso spezzare uno? Beh, posso certo vedere? Che sì, assolutamente. Guarda, ci sono gli assaggini ecco, quelli che avevamo fatto apposta, gli assaggini fatti apposta. Allora, a parte l'ustione, no scherzo però vedete come si sfogliano dentro, guarda che meraviglia, sono stupendi. Quindi croccanti, tutti belli sfogliati, yes. E soprattutto da tociare. Adesso, siccome è abbastanza caldo, ma non lo mangio dopo. Però effettivamente poi, ovviamente questo era l'angolino, però tutte le parti che hanno le bolle, così saranno ancora Ancora più croccanti, quindi come consistenza varia anche. Ecco, noi qui non avevamo messo il sale grosso sopra. No. Ricordate che se mettete il sale grosso, vediamo se ho imparato, dopo averli spennellati. Bravissimo. Con l'acqua e l'olio. Che acqua e olio e poi andiamo ad aggiungere i semi o il sale. Ricordiamo solo una cosa, quanto in forno e la temperatura. Allora, a 180 gradi lasciamo il forno statico e facciamo dai 15-16 minuti, dipende. Perfetto, chiaramente anche dallo spessore. Tenete d'occhio anche la doratura. Perfetto, allora con questo meraviglioso aperitivo che lasci a me, sì. Tu vai a degustare un buon bicchiere di vino con i nostri sommelier di Ice Veneto. Non porto via nulla. Dopo, va bene. Dopo, così ritorna anche col vino. Appuntamento con Ice Veneto, buongiorno Giampaolo, vedo che anche oggi sei presente qui in studio con noi. Allora, partiamo con questo tagliere, con questo aperitivo, insomma, se vogliamo, quindi pane sfogliato con un hummus, una purea di fave, il nostro salame,
io vedo già un colore particolare sulla proposta che ci hai portato oggi. Tu sai che da Tokyo a New York, se noi ci sediamo in qualche locale, in qualche bar per un aperitivo, uno dei vari vini che ci viene offerto, forse il primo, è il Prosecco. Mm-hmm. Potevo farlo mancare. Assolutamente. Quindi in una veste originale, perché si parla di Prosecco Rosé, azienda montelliana, in questo caso è una eccellenza del territorio, e andiamo a parlare non soltanto di uva glera, ma anche una piccola percentuale di pino nero. Mm-hmm. Allora, il momento dell'aperitivo è un momento anche di piacere, di festa, quindi certo, la bollicina non potrebbe trovare ubicazione migliore. Bollicina molto fine, in un rosa tenue, color cipria quasi. Ed ecco che la fragolina di bosco, il lampone, sensazioni legate anche alla mela, sono le prime caratteristiche di una nota fruttata che colpisce in un primo momento la parte olfattiva, poi a seguire con una nota leggermente floreale, delicata. Proviamo ad assaggiarlo. Ecco, qui abbiamo giocato con l'abbinamento per contrapposizione, quindi abbiamo cercato la freschezza, l'acidità rafforzata dalla bollicina, perché la carbonica in questo caso va a creare proprio una spinta a questa sensazione di durezza, se vogliamo, nel vino, sostenuta anche da una corretta temperatura di servizio. Ricordiamo che lo spumante va servito a una temperatura di 4-6 gradi, okay, per valorizzare il prodotto, e in questo caso appunto questo gioco di contrapposizione credo che vada a compensare e a darci ulteriore soddisfazione. Benissimo, grazie per questi tuoi consigli. Noi ci vediamo tra pochissimo, io torno dietro i fornelli assieme a Leo adesso. Eccoci pronti per cucinare per la seconda volta, ok? Sì. Oggi ovviamente siamo più esperti. Volendo, tu. Sì, se vuoi. Lui è un po' più esperto rispetto a me, ovviamente. Però seconda ricetta, dove siamo? La seconda ricetta di oggi che riguarda sempre questo fil rouge, no? Questo tema che abbiamo dato alla puntata, che è il pane. Il pane, esatto. Prima l'abbiamo declinato sotto forma di cracker, focaccine, no? Sì, di schiacciate. Schiacciatine. Adesso invece lo declineremo come crema di pane. Esatto. Ecco, io qua sono molto curioso, ma siccome non posso svelarvi nulla perché non so nulla, l'unica cosa che posso fare è darvi gli ingredienti. Allora, crema di pane con calamaretti e piselli. Serviranno 300 g di calamari, 200 g di piselli, poi 3 o 4 fette di pane, del basilico fresco, dei pomodorini sott'olio, e poi useremo olio extravergine di oliva, sale, pepe nero e brodo vegetale. Io non ci ho ancora capito nulla. Non ci ho ancora capito nulla. No, non ci ho ancora capito nulla. Ma perché io so che esiste il frangipane, ma quella è una cosa dolce, non c'entra niente col pane. È un'altra cosa, ecco. Esatto. No, questo è un modo per riutilizzare comunque il pane e servirlo comunque sotto una veste diversa, nel senso che quando magari abbiamo del pane avanzato, la cosa che viene insomma più immediato fare è o grattugiarlo, in modo che abbiamo il pane grattugiato per fare panature, fatto in casa naturalmente per le panature, oppure fare dei crostini e ripassarlo al forno. In realtà ti posso dire che preparare una sorta di zuppa di crema fatta con una base di pane viene qualcosa di ottimo. Quindi partiamo. Sono molto curioso, veramente. Sei molto curioso? Ripeto, ma perché bene. È vero, veramente. Allora, guarda, dalle nostre fette di pane io cerco di ricavare un pochino di dadini, quindi sfruttiamo comunque la parte un pochino più regolare delle nostre fette di pane, e vado a fare un po' dei cubetti, diciamo. Questi li voglio un pochino più regolari perché voglio che si mantengano in questo modo, cioè si devono vedere all'interno del piatto. Ci spostiamo su una pentola con il fondo spesso, sarebbe meglio, perché riusciamo a far saltare il tutto nel modo più adeguato. Andiamo a metterci un pochino di olio. Olio buono, naturalmente, un extravergine di oliva. Sì. Andiamo a tostare un po' il pane, che andrà come guarnizione, tra virgolette, quindi la parte croccante. Quindi questo qui che abbiamo appena tagliato lo facciamo rosolare all'interno della padella.
ok? Ok. Io nel frattempo ho già messo su una pentola con del brodo vegetale, quindi classico naturalmente, una carota, quello che ci avanza un pochino in frigo per quanto riguarda le verdure di recupero, le facciamo andare, le togliamo e abbiamo naturalmente il brodo pronto. Vado a sbollentare lievemente i pisellini, quindi devono davvero andare in calore appena appena, bollire un secondo e poi li possiamo già scolare. Che bella questa cosa del pane di recupero, no? Ma sì, non si deve buttare via nulla. Non si deve buttare nulla, assolutamente. Che poi viene effettivamente istintivo, perché continuando un po' la storia del pane, come dicevamo prima, effettivamente anche le società erano organizzate in base al pane. Se pensate che dal tempo dei feudatari fino poi ad arrivare al 5, 6, 700, il pane era veramente chi aveva i mulini, chi aveva le macine, chi aveva il controllo sul pane aveva il controllo sulla società. Pensate semplicemente ai Promessi Sposi di Manzoni, no? Che sono ambientati nel 1600, scritti nell'800, ma ambientati nel 600, quando c'è la rivolta dei milanesi, la famosa rivolta dei milanesi del 1628, con la serrata del pane, la chiusura dei forni, tutto quanto. Quindi quanto rappresentava e cosa rappresentava il pane? Ci sono le persone che facevano il pane una volta alla settimana, questo anche fino alla metà del Novecento, e portava l'impasto fatto la sera prima dalle massaie, veniva portato di notte o comunque di prima mattina, quando i forni si erano scaldati, nel panificio, diciamo così, che chiameremo adesso panificio, ma nei forni, a cuocere. Quindi c'era questa cosa di avere il forno, no? Quindi avere il controllo comunque di un'abitudine così importante come il fare il pane. Allora, io ho recuperato i pisellini, se ne resta qualcuno nel brodo non ci dobbiamo preoccupare, perché il brodo adesso comunque lo andiamo a sfruttare, e quindi sfrutteremo anche eventuali pisellini che sono rimasti all'interno della nostra pentola. Per quanto riguarda invece il pane, ricordiamoci semplicemente di rigirarlo in modo che vada ad assorbire il nostro olio, che possa diventare bello dorato naturalmente. Certo. Nel frattempo io ho già pulito dei calamari. Ci piacciono di più i totani, prendiamo i totani. Non è un problema, le seppioline anche, è proprio l'idea di utilizzare naturalmente la zuppa ricca, completa, e di sfruttare appunto quello che troviamo anche come pescato del giorno eventualmente, quindi non è un problema. È ovvio che secondo me come sapori si abbina molto il discorso del totano, del calamaro con i pisellini. I miei sono particolarmente piccoli, quindi vedi che ci sono comunque tentacolini davvero piccini piccini. La parte invece superiore magari andiamo a fare 2-3 pezzetti in modo che non siano eccessivamente grandi, anche perché quando andiamo poi a preparare un qualcosa che assomiglia appunto a una zuppa, a un primo piatto, sai che non è corretto utilizzare poi il coltello, diventa difficile poi soprattutto su una preparazione dove c'è una parte morbida, come può essere, sì, appunto, infatti, una crema o una zuppa. Anche quindi deve essere già porzionato per essere consumato. È molto elegante così. Marco Calzolari, come lo è sempre del resto. Ti ringrazio. Insomma, voleva evitare questa cosa di addentare l'inizio del calamaro e poi, esatto, fare quel risucchio scomodo. Non è particolarmente elegante, no? Oppure rincorrerlo coi denti, sai che stia. Anche perché poi magari inviti delle persone a cena, vuoi fargli proprio una brutta figura, no? Assolutamente. No, assolutamente no. Cioè, anche perché poi il rischio è. La cosa brutta è che se non si ha questa accortezza, non parliamo di rigoroso bon ton o di regole del galateo difficili da rispettare, però in questo caso si rischia che poi la persona, per non fare quel famoso gesto poco elegante, lasci sul piatto no, assolutamente, il pesce, in questo caso altre cose, quindi è un peccato. Per chi l'ha preparato con tanto amore e tanta attenzione, esatto, serve a volte avere questa accortezza. Questa secondo me è una bella idea da preparare anche nel periodo un pochino più caldo, magari preparandola con un attimino di anticipo e consumandola anche fredda, soprattutto per quanto riguarda la crema che adesso vado a preparare. Ci sta tenendo sulle spine questa crema. No, ma in realtà guarda, è una cosa assolutamente semplicissima. Guarda, intanto io recupero i miei crostini di pane, che li teniamo naturalmente per l'impiattamento finale, quindi me li tengo da parte perché sono già belli che pronti. Magari gli diamo giusto un giro di sale sopra dopo per completarli. Stessa padella la lasciamo naturalmente calda perché iniziamo a cuocere anche
il nostro pesce, ok? Quindi diamo magari un altro giro d'olio, visto che è stato assorbito dal nostro pane. Sì. Teniamo comunque il fuoco abbastanza vivace e andiamo a mettere così in purezza il nostro pesce. Ok, lo vai a salare un po'? Nel momento in cui inizia a cuocersi, sì. Recupero anche tutti quelli che sono i miei tentacolini, quelli sono già piccoli, quindi non c'è la necessità di andarli a tagliare. Guardali che si arricciano. Si arricciano subito, sì. Andiamo a stagliuzzare le ultime parti che sono rimaste intere. Che cosa meravigliosa, veramente. Comunque, se qualcuno si chiedesse, prima abbiamo usato il lievito di birra, no? Che abbiamo detto che era è stata un'introduzione importantissima, perché prima si parlava di lievitazione con gli egizi, no? E poi con i romani e via, che furono loro a cominciare il controllo dei forni pubblici. C'era la magistratura degli edili o degli edili che aveva proprio il controllo sui forni. Però il lievito di birra fece la sua comparsa nella panificazione nel Rinascimento, e fu proprio la lavorazione di questi lieviti naturali insieme al malto, ecco perché si chiama lievito di birra, perché è composta da anche malto, e il malto ovviamente è il principale ingrediente per produrre la birra, e da lì ovviamente si cominciò ad avere un pane lievitato come si doveva e più... Anche se i pani di una volta, non so se sei presente Marco, dimmi. Anche quelli che si facevano in casa col forno a legna, perché ci sono persone che magari in campagna hanno deciso di crearsi il forno a legna non solo per la pizza, anche per il pane. E chi utilizza farine integrali o farine un po' grezze, di fare il pane proprio quello poco aerato. Sì, è vero, che ha anche una durata superiore. Può durare veramente settimane. Esatto. Una settimana sicuramente. E molte volte la lievitazione in quel caso veniva anche fatta tramite l'autolievitazione delle farine, quindi semplicemente acqua, la farina mescolata, e inizia naturalmente la fermentazione, okay. Quindi è chiaramente un discorso molto diverso rispetto al lievito di birra che abbiamo citato poco fa. Allora, già cotti, se vengono con un pochino di crosticina, tanto meglio, perché ci piacciono di più. Cosa andiamo a fare adesso? La parte della crema. Quindi tutta la crosta di recupero di prima la andiamo a stagliuzzare in modo grossolano. Perché tu c'hai un attimo così il... Forviato, quei quadratini. Quadratini perché quelli li teniamo naturalmente come decorazione. Ma in questo caso cosa andiamo a fare noi? Prendiamo il nostro mixer ad immersione. Sì. Ci mettiamo dentro il nostro panino. Ovviamente completiamo con sale e pepe, perché dobbiamo comunque regolarlo un po' di sapore, anche certo, se il pane normalmente ha già chiaramente il sale all'interno, a meno che non sia tipo un pane toscano, pugliese, quindi con poco sale. Certo. Sale, pepe, una buona girata d'olio. Il pane sciapo, come si dice, no? Il pane sciapo. Stavo pensando prima, cioè insipido, insapido in realtà, no? Esatto. E poi cosa facciamo? Mestolo, andiamo a recuperare il brodo. Mi destina capocciata con No, mestolo. Non ancora, non è ancora mestolo il momento. Allora, andiamo naturalmente a dosarlo con attenzione, quindi io vorrei che fosse proprio una crema abbastanza densa, quindi procediamo per gradi. Allora, il pane con l'olio, sale, olio, un pochino di pepe, sì. E il nostro brodo vegetale dove abbiamo scottato i pisellini. Se i pisellini sono rimasti anche all'interno, frulliamoli comunque perché va benissimo. E andiamo... di mixer. Allora, tanti aneddoti sul pane, ce n'è uno che io vorrei sfatare in un certo modo, che dicono non è assolutamente vero, però abbiamo parlato della la rivolta del pane con i progressi sposi di Manzoni, poi ci fu la tassa sul pane, ci furono tantissime veramente rivoluzioni importanti legate proprio a questo, perché effettivamente era il cibo che tutti potevano permettersi, no? Che tutti mangiavano. Però il famoso discorso, la famosa frase di Maria Antonietta, regina di Francia del
se non hanno il pane e che mangiano le brioche, non è vera, non è assolutamente vera, le è stata attribuita e povera insomma. Poverina, no? Per farla adesso, sembrare proprio più cattiva ancora. Ancora, oddio, diciamo che storicamente si sa che era un personaggio abbastanza particolare, però questa non assolutamente non è un fudetto. Allora, noi naturalmente, io adesso ne ho aggiunto ancora un pochino perché chiaramente poi... Vai, sfoga, frullando... vai, sì. Ecco qua. Abbiamo già tutti gli ingredienti per poter poi impiattare, quindi io do un'altra bella frullatina in modo che diventi bello omogeneo e poi possiamo iniziare a impiattare. Perfetto, allora andiamo un po' in pubblicità, vediamo il tempo un attimo di sedimentare le indicazioni, tra poco ovviamente vi mostreremo la nostra zuppa. Andiamo a concludere la nostra ricetta, insomma abbiamo visto i passaggi fino a prima della pubblicità, adesso riprendiamo da quel punto. Sì, abbiamo frullato ovviamente il nostro pane con olio, sale, pepe e il brodo vegetale dove abbiamo poi scottato i nostri pisellini. Noi facciamo una base naturalmente all'interno del nostro piatto con la crema. Come ti dicevo, io la tengo sempre abbastanza sostenuta, non voglio che sia troppo liquida. I passaggi successivi sono: andiamo a aggiungere i nostri pisellini che sono stati appena scottati, quindi abbiamo anche proprio delle consistenze differenti. Questi sono scottati nel brodo, quindi un po' di sale ce l'hanno. Sì, esatto. In ogni caso adesso andremo a concludere il tutto con... Sono fissato queste cose, ma perché io le sbaglio sempre, solo per questo. Andiamo a mettere ovviamente il nostro pesce scottato. E tra l'altro, grazie alla produzione, perché noi con il sistema di sanitizzazione che abbiamo qui in cucina, che elimina tutti i batteri, tutto quanto, ma anche gli odori non certo. abbiamo solo il profumo del pesce, non l'odore del pesce, che è la cosa migliore, quindi veramente solidamente. Grazie. Andiamo ad aggiungere anche i nostri cubetti di pane fritto, in pratica, perché è il primo passaggio che abbiamo fatto per avere anche il croccante. Ultimo, ma non meno importante, andiamo ad aggiungere un pochino di sapore con un trito di pomodoro secco e qualche fogliolina di basilico. Ma che meraviglia! Li tritiamo un po' così, anche in velocità, non devono essere ridotti in poltiglia, ma mi piace che sia sempre un po' masticabile. Posso dirti una cosa? Dimmi. Se uno trova un pane pugliese di quello buono buono, quello proprio alveolato, con la crosta che è un po' croccante, un po' morbida, fa un piatto così, veramente è il mare del sud, è una cosa meravigliosa. Esatto. Buonissimo questo piatto, grazie Marco Calzolari. Grazie mille a te. Adesso puoi brindare a questo tuo meraviglioso successo con i nostri sommelier. Vado a brindare. Che è il momento Leo. Dell'abbinamento col vino. Eccomi Giampaolo, torno di nuovo qui con te. Allora, questa puntata è dedicata un po' al pane, quindi troviamo comunque l'elemento pane anche in questa seconda ricetta, una crema, una sorta di zuppa, assieme ai calamaretti e ai piselli. Che cosa ci proponi? Allora, anche in questo caso abbiamo cercato l'abbinamento per contrapposizione. Okay. Quindi abbiamo cercato nel vino sensazioni di freschezza, lucidità, di sapidità e siamo andati in un terreno anche vulcanico. L'azienda è Dalmaso con un Gambellara DOC 2020. Okay. Quindi una zona che ci stupisce appunto per originalità, nel senso che il terroir, se vogliamo dirla alla francese, no? Così ci riporta su un ambiente pedoclimatico con una componente, una tessitura del terreno particolarmente ricca di sali minerali e proviamo a cogliere qualche sfumatura anche nei vari momenti dell'analisi organolettica che insegniamo sempre ai nostri corsi. Di fare quindi la parte visiva con un bellissimo colore, ancora paglierino con dei riflessi dorati, ed è la parte olfattiva che ci riporta su una frutta matura, dei fiori secchi e un leggero ricordo di erbe aromatiche con il richiamo di salvia, primo fra tutti. Proviamo ad assaggiarlo così vediamo se l'abbinamento può riuscire oppure no. Ed ecco che la parte della componente alcolica da un lato, ma soprattutto
la parte salina, molto saporita del vino nel finale, accompagna quello che è l'obiettivo per il nostro abbinamento, quindi quella contrapposizione in cui la sapidità nel vino deve giocare un po', deve fare la parte del padrone. Perfetto, benissimo. Io ti ringrazio per i tuoi consigli, noi ci vediamo anche domani, giusto? Certo. Sei sempre dei nostri, certo. Molto bene. Adesso io torno da Leo, così ci salutiamo. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie Marco Calzolari. Grazie, come Leo. Sempre ci ritroviamo alla prossima puntata, ci ritroviamo domani per altre due ricette, altre idee. Seguiteci anche sui social, mi raccomando, trovate tutto quello che riguarda le puntate che vedete qui a Due Chiacchiere in Cucina. Ciao a tutti. A domani.